Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, secondo appuntamento della rubrica Competitive Stories che avete visto, insomma, partire settimana scorsa col buon Danny. E dopo Danny ho deciso di portarvi un altro big boy di PS4, il buon Caccia che vedete alla mia sinistra. Prego, Raffa, introduciti pure. Ragazzi, io sono Raffaele Cacciapoti in game Aircaccia98 e sono il pro player su PS4 del Monza. Raga, a me viene un po' da ridere, ve lo dico, perché Déjà vu? è la seconda volta che lo registriamo. L'avevamo registrato tutto bello, perfetto, pulito, 20 minuti di spunti molto interessanti. Sono andato a sentire, non si è registrato il mio audio, quindi cercheremo di ridire le Non stesse avanzare cose. niente. Esatto, anche se insomma sarà difficile e niente, quindi Raffa, come ti dicevo anche prima, sarai sottoposto a una doppia sezione di domande. La prima che ho studiato io a tavolino, la seconda invece sono domande dal pubblico che hanno fatto l'altra volta a Danny, ma che insomma secondo me sono domande che sono facilmente riproponibili per ogni ospite e secondo me sono anche interessanti. Quindi, Perfetto. senza perdere ulteriore tempo, visto che ne abbiamo già perso troppo, la prima domanda che conoscerai bene e che ti avranno fatto anche mille volte, come ti ho detto prima, è insomma, quando hai iniziato a giocare a FIFA? Allora, io ho iniziato a giocare a FIFA for fun dal FIFA 09, FIFA in cui era presente Borriello al Milan, Ronaldinho al Milan per intenderci. Mentre competitivamente ho iniziato dal dicembre del FIFA 19, quindi dicembre 2018, perché Penso lì che ho firmato il primo contratto praticamente, e quindi da lì sono diventato ufficialmente un pro player. insomma, la maggior parte di noi abbia iniziato su FIFA 09, che fu secondo me il primo FIFA che cambiò totalmente gameplay, perché prima FIFA andava un po' sui binari. E quello Prima lì, che distacco PES, secondo me. sì, ricordo Che realmente distacco. bene che c'aveva proprio un altro tipo di giocabilità e insomma, secondo me è stato il primo di tanti di noi. Sempre a proposito, insomma, di innovazioni relative al gameplay, la domanda che ti voglio fare è questa, perché insomma sappiamo che FIFA ogni anno ci impone di doverci reinventare, adattare a quelle che sono nuove dinamiche, nuove meccaniche che il gioco ci propone. Volevo però sapere, qual è la descrizione, sai, di quelli che sono i tratti peculiari del tuo gioco che magari daresti a chi non ti conosce. Allora, diciamo che il mio gioco è improntato sul fare il bel gioco, scusate il gioco di parole, però nel senso che io sono uno che ama giocare bene a calcio, quindi uno o due tocchi, uscita la palla al piede, pochi lanci. L'uso dei bug purtroppo è una cosa che noi pro player siamo costretti a fare, perché a determinati livelli il bug è quella meccanica che ti aiuta a vincere la partita dove magari non riesci a ottenere la meglio. Però io non snaturo mai il mio gioco, quindi cerco sempre di giocare bene a calcio. Anche l'anno scorso non ero un abuser dei Tornado Cross, delle 5 skill di fila, anzi io con le skill non ho un bellissimo rapporto, possiamo dire. Sono uno che gioca appunto a calcio, uno o due tocchi. Cioè, do un piccolo aneddoto, io, il mio giocatore Johan Cruyff, quello che ha segnato l'era del Barcellona da 30 anni a questa parte, tipo Barcellona praticamente, si può dire, oltre all'Italia, diciamo in ambito estero. Quindi il gioco a cui mi ispiro è quello, e cerco di portarlo un minimo con le dovute portate su FIFA. Beh, come ti ho detto anche prima, infatti sì, io ammiro tanto il tuo stile di gioco perché un po' si avvicina anche al mio, insomma, io se non faccio un drag back ad azione non mi sento me, però oltre quello, insomma, alcune skill io non so manco che esistono e come si fanno, ma questo da Quest'anno ho sempre. introdotto l'elastico, ma a volte lo sbaglio, cioè proprio l'ho introdotto perché quasi forzato, sai, tutti che mi prendevano in giro, no, non fai manco un elastico, vai, ho imparato, A via. me c'è Olli che ha detto che l'anno prossimo Ribera dei dragback sparirà e sarà Ribera degli elastici. Ha detto che ci pensa lui. Quindi l'anno prossimo può darsi che diventiamo tutti e Colpo due liscione, vai, divertiti a fare skill. doppi passi. Mamma mia, lasciavo proprio. Io mi metto là. Io sai che faccio? Metto un pad, lo accendo una partita così e lascio fermo e mi metto a provare le skill. Perché sennò sono netto. Totalmente netto. Ecco, torniamo al discorso dell'arena che abbiamo Esatto, fatto prima. di FIFA 09.
0-9. Insomma, la domanda successiva hai in qualche modo risposto anche un po' dicendo, insomma, quando hai capito che potevi diventare un giocatore professionista, dicendo, insomma, che insomma, a metà dell'anno scorso con la qualifica, eccetera. Però la parte successiva della domanda era come, diciamo, diventare un giocatore professionista ha cambiato le tue giornate, sai, magari routine e cose del genere. Diciamo che a livello di ore di gioco ha cambiato molto, sono sincero, nel senso che la Weekend League me la facevo anche prima di diventare un pro player, me la facevo sempre, facevo le Rivals, quello che era, le stagioni, insomma. Quello che è cambiato è l'approccio al gioco, quindi se prima giocavo perché avevo voglia magari, ok, avevo voglia di farmi tre partite a FIFA. Adesso l'approccio è accendo FIFA, gioco a FIFA perché devo migliorare il mio stile di gioco, devo diventare più forte. È tutto in funzione del competitive. E questo, diciamo, è una parte ti porta un po' a perdere quella cosa arcade che dovrebbe sempre darti un videogioco, no? Perché appunto è un gioco, quindi ti deve creare, ti deve dare, ti deve far divertire. Essendo un lavoro, ovviamente, come ho già detto, l'approccio cambia, ovviamente, in maniera negativa, secondo me è cambiato. Però, ovviamente, noi amiamo fare questo lavoro, quindi va bene. Non Poi ci ci va bene pensi. perdere quel po' di arcade per rendere questo un lavoro. Sì, però insomma hai detto bene che la componente divertimento secondo me la dobbiamo ben tenere a mente perché una volta che perdi quello poi perdi il divertimento, sì, ti rimane il lavoro, però poi diventa un lavoro come gli altri, no? Il privilegio che abbiamo di fare quello che ci piace, insomma, e di La divertirci passione, esatto. facendolo. Lo andremo a perdere. L'esempio che faccio sempre io è quello di Tex, no? Che tu lo vedi insomma lì che è come se stesse proprio giocando, ma perché gli piace giocare e quella spensieratezza, secondo me, è l'arma che c'ha lui in più, oltre a un immane talento che Assurdo, quel ragazzo. tutti quanti gli riconosciamo. E, hai citato prima la qualifica di Bucarest, quindi la domanda che adesso ti volevo fare è: qual è stato il risultato più importante che hai ottenuto nella tua seppur breve carriera, visto che comunque hai iniziato da un annetto e mezzo va? Però magari non solo perché è stato il migliore o ti ha permesso di ottenere un certo piazzamento, ma magari legato a un certo tipo di emozioni e ricordi che ti porti dentro. Allora, diciamo gli eventi più importanti che ho fatto da quando competo, gli obiettivi che ho raggiunto più importanti sono state qualifica a Bucarest l'anno scorso, la qualifica a Bucarest l'anno scorso e quella a Parigi quest'anno. Praticamente due obiettivi identici, ok? Però come peso specifico io mi sento molto più legato a quella di Bucarest perché è stata la prima, è stata un po' la consacrazione anche a livello personale, no? Nel senso ti rendi conto di poter fare veramente questo come lavoro e di essere nell'elite europea e mondiale. Quindi quello è stato il momento in cui veramente ho capito poter rendere questa passione un lavoro effettivo ed è quello ovviamente a cui ho legato più sentimento, no? Anche perché la prima volta non te l'aspetti neanche, non ti senti confidente, dici Madonna, io mi qualifico, ma va. Invece, poi ti qualifichi e dici È successo. cazzo, è successo veramente, esatto. Sì, poi insomma, come un po' in tutte le cose, la prima volta non si scorda mai. Io mi ricordo quando mi arrivò la mail dei playoff che stavo bellamente dormendo e io ho il vizio di dormire col telefono senza vibrazione con la suoneria, mi squillò sta mail, io apri gli occhi, sì, aspetta un attimo, FIFA 18, FIFA Travel, Today Andam, ho detto, what? Sì. Quella è stato il ricordo più bello, anche se non è stato il migliore, perché insomma lì il torneo andò discretamente, non superai la Swiss all'ultima partita, però è quello che ricordo con più affetto. Inaspettati se Sì, ma poi perché insomma conosci un mondo che fino ad allora avevi solamente guardato da casa, no? io amo la live, credo che sarei d'accordo con me, Sì. cioè c'è proprio una bella aria, si può dire. Sì, è proprio bello stare Veramente lì, competere, fare anche aggregazione fuori e tanta roba. bellissimo. E a tal proposito, sempre parlando anche magari relativo al fatto che
a sti tornei hai anche la possibilità di incontrare, sai, magari grandi campioni che ci hanno fatto appassionare a questo mondo. Se c'è all'interno della community, sia in Italia che all'estero, una sorta di modello al quale ti ispiri, sempre premesso che, come ho detto a Danny l'altra volta, in Italia penso siamo tutti quanti un po' figli di principe, quindi. Assolutamente, figli di principe e nipoti di denunziola, diciamo Ecco, così. vero, verissimo. Quindi vabbè, in Italia ti rispondo semplicemente con loro due, perché io mi sono avvicinato al mondo, ho conosciuto anzi il mondo del competitivo di FIFA col video di Daniele che trionfa a Madrid contro Gorilla, col mitico triangolo romanista, non so perché, però grande Daniele. Da lì ho amato questo FIFA in maniera professionistica, mentre prima era solamente arcade. Lui in Italia sicuramente è stato il punto di riferimento insieme a Denuzzo che diciamo, 18 facendo i mondiali ha allargato ancora di più il mondo diciamo che aveva creato Daniele, perché Daniele l'ha creato secondo me e Denuzzo ha aiutato ad Sì, espanderlo in Italia vero. il movimento. Per quanto riguarda l'estero ovviamente io amo Tex perché per come gioca. Per come abbiamo detto prima, per come si diverte mentre gioca, per l'approccio che ha al competitive. Io poi l'ho potuto notare anche al live, sia a Live. Bucarest che a Parigi. A Bucarest lui stava tranquillo, lui boh, stava in pantofole, stava bello, Che chill, non gomiti so, sulla sembrava. scrivania. Poi quella è un'altra cosa che io non ho capito. È clamoroso quel ragazzo. Sì, lui tanta veramente tanta roba e tanta stima per i buondonni. E bene, quindi diciamo archiviata la prima parte di domande che ho preparato, passiamo a sottoporti a quelle che il pubblico ha selezionato. No, la prima che a me mi è stata fatta tante volte e so che incuriosisce tanto la gente è qual è stata la reazione dei tuoi genitori quando, insomma, hanno iniziato a capire che poteva esserci qualcosa veramente di importante dietro questa passione. Diciamo che i genitori, come credo, i genitori di tutti i pro player sono stati un po' pestii. Diciamo, il fatto che io facessi questo come lavoro, che giocassi a videogiochi per lavoro. Quindi c'è stato un primo approccio, possiamo dire, dal dicembre di FIFA 19, quindi dicembre 2018, no, scusami, fino a quando mi qualificai per Bucarest, in cui loro non avevano assolutamente fiducia in questo mondo. E quando si demi e mi qualifica per Bucarest, andai da lì da loro a dire guardate che io da 2 mesi, 1 mese, non mi ricordo quant'era, vado a Bucarest a giocare a un torneo con tot soldi in palio. Lì c'è stata la lampadina che si è accesa nella loro testa che gli ha fatto capire che effettivamente questa cosa sarebbe potuta diventare un lavoro, cosa che poi effettivamente è diventata quando vado col Monza. Lì hanno capito realmente che questo mondo faceva per me e che io potevo esprimermi al massimo. A determinati livelli. Esatto. Questa domanda già prima, insomma, ti ha triggerato perché ho detto cavoli, ho mo iniziato, già mi volete far smettere, però te la devo rifà perché te la devo rifà. Vai, vai. Una volta quindi abbandonati un po' quelli che sono le vesti del pro player, no? In futuro ti vedi ancora all'interno di questo mondo, magari come coach, streamer, eccetera, o pensi di abbracciare progetti differenti? Come ti ho detto prima nell'altra registrazione, non sto ancora pensando a cosa fare il post carriera perché l'ho appena iniziata, quindi nel senso è un FIFA e mezzo che competo, possiamo dire anche uno, secondo me questo è stato il vero anno in cui diciamo, l'ho affrontato in maniera professionale il gioco, e non mi viene ancora da pensare al post. Certo, al momento io non vedo opportunità in questo mondo se non come pro player, quindi coach ed analyst. Mi piacerebbe farle, ma a livello economico, che alla fine è quello che conta, non credo mi darebbero certezze. Quindi diciamo che mi distaccherei da questo mondo una volta appese il pad al chiodo e non gli scattini. Quindi mi sposterei su altri mondi. Poi magari questo mondo è talmente in crescita che potrebbero nascere nuove funzioni, Opportunità. nuove opportunità, assolutamente, nuove figure, magari andare a ricoprire un'altra figura che adesso non c'è, che quindi non possiamo individuare, potrebbe essere un'alternativa. Al momento però ti dico, fuori dal mondo.
quel pro player, basta. Ok, cioè, beh, ci sta perché comunque alla fine sì, lo conosciamo bene questo settore, insomma, che soprattutto in Italia dobbiamo fare veramente fatica per poterci. Magari c'è il boom, magari c'è il Sì, boom, però al esatto. momento ti dico no. Sì. Tra 2 anni posso dire Vediamo. esatto. E per concludere, quindi come prima, anche qui ti do facoltà di poterti dilungare un pochino, insomma, abbracciare tutti i temi che vuoi toccare, quindi consigli, suggerimenti che ti senti di dare a chi ha intenzione di tentare di perseguire questo tipo di carriera? Allora, diciamo che i consigli che mi sento di dare, oltre a livello di gameplay, sono proprio a livello di approccio a questo mondo, perché fare questo lavoro non basta essere forti, è fondamentale essere forti, indubbiamente, però bisogna essere anche forti psicologicamente e approcciarsi nel modo giusto a questo mondo. A livello di gameplay, ovviamente, i consigli che posso dare sono quelli di seguire i migliori al mondo, o magari anche un semplice pro player che comunque rappresenta un livello più alto del tuo, cercare di capire cosa fa. Una cosa fondamentale è capire perché il pro player fa quella giocata, non la giocata in sé. Magari vede il pro player che fa doppio elastico di fila Certo. oppure una finta che fa solo lui e la emuli. Quella non ha senso. Ha senso capire quando farla e perché farla, in modo che automaticamente ti venga istintivo farla al momento giusto, al posto giusto. Per quanto riguarda l'approccio, la cosa fondamentale che sento di dire è quella di investire il giusto tempo in questo mondo che al momento in Italia non rappresenta certezze, okay? Perché non tutti i pro player lo rendono un lavoro, non tutti quei pro player forti riescono economicamente a fare solo questo nella vita. Quindi è una cosa che in Italia è molto difficile, bisogna essere al top del top, possiamo dire, per renderlo veramente un lavoro. Questo implica una difficoltà maggiore ovviamente ad entrare in questo mondo e quello che consiglio è di moderare l'impegno per entrare a far parte di questo mondo, nel senso che il pro player ti costringe a non tener conto di altre cose, a metterle in secondo piano, cose anche importanti ovviamente, e se poi non si ha successo in questo mondo, ovviamente se avesse successo in questo mondo si potrebbero avere ripercussioni, nel senso che hai abbandonato un po', magari faccio un esempio, abbandonato l'università perché ti sei impegnato tantissimo a venire a fare il pro player, non sei riuscito a fare il pro player, perso 2 anni della tua vita, ad esempio. Sto prendendo l'esempio un po' stupido, però era per far capire l'idea. Certo. Riconoscere se effettivamente si hanno le capacità per fare il pro player, o in maniera oggettiva, non avendo un ego smisurato, ovviamente. E quindi rendersi consapevoli delle proprie capacità e magari l'impegno è fondamentale, però senza le capacità, parliamoci chiaramente, non si fa nulla. Sì. Quindi questo è così. Io lo dico sempre, sognare, ma farlo con i piedi per terra. Credo che sia, secondo Esatto. Questo è un po' me. il sogno di tutti, certo, Sì. però un calciatore che a 20 anni sta ancora a giocare nella squadra del paese non ha mai fatto nulla. Certo. A quel punto un po' devi abbandonare il sogno di fare il calciatore, no? Certo, esattamente. Il consiglio che comunque pure l'altra volta con Danny abbiamo dato, che alla fine è quello che mi sento sempre di riproporre di volta in volta. E niente, comunque alla fine siamo stati boh, di una precisione stoica, identico e precisa a prima. Assurdo. E quindi spero che adesso vado a staccare la registrazione, c'è l'audio, No, prego. altrimenti l'abbiamo. Contro C contro P No, praticamente. dopodiché è trollata definitivamente. Quindi, raga, io vi ringrazio per la visione, ringrazio Raffa per essere stato ospite qui Grazie a te, Matte, per l'invito. e gli rinnovo l'in bocca al lupo anche se la stagione è ancora un po' lontana per l'anno prossimo. E in descrizione trovate tutti i vari riferimenti pure di Raffa, Instagram, Twitch, insomma, potete anche trovare l'indirizzo di casa. E io raga vi saluto, vi do appuntamento qui con un prossimo video sul canale, poi lo sapete mi trovate su Twitch praticamente tutti i giorni e nulla, grazie per la visione, peace.